Avete, c'è un bellissimo cartello qui sulla porta che dice che la capienza dell'aula è 99 più 1. Non ho capito perché sono un docente diverso, non ci possono essere 100 studenti, oppure chi è quell'uno? Sono quelle cose strane come quando c'è scritto prodotto non testato sugli animali. Ok. Oggi c'è scritto qua in un cibo per cani e gatti. Cioè, che l'hanno testato? Cioè, hanno preso dei bambini, ne hanno fatto mangiare. Perché per noi. Non lo so. Il mondo va alla rovescia. Non testato sugli animali. Cibo per cani e gatti, va bene. Va bene, avete domande, dubbi, richieste? Ricordo che chi vuole venire oggi al ricevimento, il ricevimento c'è, ma è nella DM stanzetta, secondo piano, Ranzani, praticamente sopra il laboratorio si entra dalla porta all'estrema sinistra dell'edificio. Non, no, non si entra dove si entra per andare ai laboratori, c'è un'altra porta ancora più sulla sinistra, sulla facciata. Sì, comunque organizza tutto Marco De Felice. Marco De Felice è un collaboratore del corso che ha un contratto di, si chiama di tutorato. È una, di solito è una situazione abbastanza comune nei corsi di informatica di tutto il mondo. Ci sono i docenti e quelli che in terminologia anglosassone si chiamano TA, Technical Assistant. Assistance. Di solito quando si parla in italiano non si mette ancora in inglese. Ve lo ricordo perché non si dice i files, i directories, come non si dice nella strada ci sono tre bars, si dice ci sono tre bar. Comunque di solito è bello leggere le linee guida delle associazioni per corsi di laurea informatica nel mondo, la Computer Science Education della CM, che dice che ci vorrebbe un technical assistant da ogni 6 studenti a ogni 15. Noi ne abbiamo uno per tutti, vabbè, e grazie al cielo, nel permettente ne abbiamo uno, ok? Va bene, avete domande per quanto visto finora? Guardiamo i segnali. Cosa sono i segnali? I segnali sono dei meccanismi di inter-process communication alla fine che consentono di far ricevere una informazione puntuale, un'informazione che corrisponde semplicemente a un numero, a un processo. Ma questo inter-process communication è particolare perché consente una gestione asincrona. Cosa significa gestione asincrona? Che nel corso di programmazione voi siete stati abituati a scrivere programmi sequenziali imperativi e quindi potevate seguire il flusso del programma andando avanti un'istruzione dopo l'altra. Noi abbiamo fatto programmazione concorrente, qui c'è un'altra idea ancora. L'idea di un programma di per sé sequenziale imperativo che però al accadere di un determinato evento
segnalato appunto con l'arrivo di un segnale, può di punto in bianco far partire l'esecuzione di una funzione per gestire questo evento non previsto, comunque che non rientra nella normale operatività del codice. Quindi voi avete il vostro codice, avete la vostra gestione normale, un'istruzione dopo l'altra, arriva un segnale e il vostro codice direbbe di andare avanti all'istruzione successiva, non c'è un salto, non è una chiamata di procedura, eppure all'arrivo del segnale viene sospesa l'esecuzione del vostro programma e viene eseguito dell'altro codice che avevate detto è da eseguire se succede questa cosa, ok? Ovviamente questo crea alcune tanta potenzialità, ma dall'altra parte delle difficoltà di programmazione. La storia, i segnali sono un'idea originaria di Unix, quindi ci sono dalle prime versioni, ma si sono andate evolute anche perché man mano ci si è accorti che le prime versioni avevano dei problemi proprio concettuali. Per esempio, le prime versioni erano non affidabile, o meglio, loro non lo sapevano che era non affidabile, loro l'avevano fatta meglio che potevano, questo ha scoperto essere non affidabile. Era fatto in questo modo: quando arrivava un segnale veniva fatto partire il gestore, ma si dice dovevano essere riarmati, cioè il gestore se voleva poteva dire ok, mi serve ancora questo segnale. Quindi all'arrivo del segnale l'idea, la segnalazione, questa è la funzione e la gestione che bisogna fare per questo segnale veniva persa e quindi bisognava reinserirla. Peccato che perdere e reinserire vengono fatti in due istanti successivi. E se per caso dei segnali ne arrivavano due, e se per caso il secondo segnale arrivava nel periodo di tempo in cui era già stato annullato, non era già stato ancora reinserito, veniva perso. Ora, questo creava grande complessità di programmazione. Dall'altra parte, creava problematiche operative, cioè c'erano dei programmi che non potevano essere scritti perché erano fatti in questo modo. E, come tutte le cose, sia la versione 4.3 di Berkeley sia la release 3 del System 5, quello SWR3 sta per System 5 Release 3, sia per la versione 3, la release 3 del System 5, tutti e due mettono segnali affidabili, capiscono il problema, ma ovviamente, come viene fatto da progetti indipendenti, lo fanno in due modi diversi. Arriva POSIX e mette a posto le cose e dice questo è lo standard, ora in poi tutti lo fanno così. Caratteristiche dei segnali: ogni segnale ha un identificatore numerico e costante per identificarlo. Nelle costanti le conoscete perché tutti i segnali hanno le prime tre lettere che sono S e G. Per esempio, SIGABORT è il segnale di abort, sono abbastanza autoesplicativi. Il numero dei segnali, POSIX dice che bisogna definirne 18, Linux estende questa definizione e in Linux ne avete 38 di segnali possibili. I nomi dei simbolici sono appunto, rappresentano un intero positivo, il signal.h ci sono le traslitterazioni. I segnali sono eventi asincroni, ve l'ho detto. La gestione avviene tramite una funzione che si chiamerà signal handler. Se voi avete stabilito un signal handler per un determinato segnale, all'arrivo del segnale verrà chiamato il signal handler. Allora,
genera segnali. Il kernel. Il kernel genera segnali per il processo. In diciamo, in risposta a determinati eventi volontari o accidentali. Per esempio, quando voi date CTRL C da tastiera, il processo in esecuzione riceverà un seguente, il segnale 3. Quindi non è detto che CTRL C faccia terminare un processo. Voi potete fare un programma che all'alto del CTRL C vi risponde con una pernacchia, per dire no, io non. A me con CTRL C non me la fa. Ok, quindi siete voi con la tastiera che mandate un segnale. Oppure è il modo che il kernel usa per segnalare degli errori, dei problemi nell'esecuzione. Per esempio la divisione per zero. Non importa se è intero o reale, per un strano motivo storico vi arriva floating point exception. Anche se fate una divisione per zero per interi, vi arriva la floating point exception. Poi un famosissimo signal segmentation violation, o più brutalmente chiamato segmentation fault, che è il segnale che manda il kernel se state accedendo a un indirizzo che non è, l'abbiamo visto ieri, nel range definito dai segmenti. Anche il segmentation violation potete gestirlo. Molto spesso tutte queste cose nei programmi seri vengono gestiti, almeno per chiudere le strutture dati in maniera opportuna prima di mandare una segnalazione di errore e chiudere, perché se lasciate chiudere il sistema per conto suo, chiude come può, poveretto, non ha nessuna idea se avete lasciato in giro gli istruttori, file aperte e cose del genere. Oppure potete usare system call per mandare segnali. La system call che serve per mandare segnali si chiama kill, però non serve per uccidere né Bill né altri, serve per mandare segnali. Siccome l'uso più comune che se ne fa è quello di mandare un segnale 15 o un segnale 9, che sono i segnali di terminazione, 15 è per cortesia termina, 9 è l'unico segnale non catturabile, quindi è la condanna definitiva, hanno dato alla system call questo nome. Attenzione, ovviamente non è che uno possa mandare un segnale al processo che vuole, perché un segnale può perturbare, cambiare il funzionamento del processo. Se mandate un segnale 9, ovviamente termina il processo. Quindi la limitazione per sicurezza nel multiutente è quella di dire: un processo può mandare un segnale a processi dello stesso utente, non può mai mandare segnale a processi di utente diverso, a meno che chi manda il segnale non sia root o processo che ha la K20, perché adesso nei nuovi sistemi le prerogative di root sono state divise, ha la specifica capability di mandare segnali a processi di altri utenti. Il comando kill non è altro che un'interfaccia alla system call kill. Ancora altre cose, altre idee, altri meccanismi per mandare segnali.
possono essere non errori, ma eventi naturali asincroni mandati dal sistema. Per esempio, vedete, c'è un segnale setChild. Se un processo figlio ha terminato l'esecuzione, viene mandato un setChild al processo padre. Perché questo? Perché voi, abbiamo visto che c'è fork e wait. Wait serve per aspettare il valore di ritorno del figlio. Allora, se volete attivare un processo figlio e il processo padre aspetta l'esecuzione del figlio, non c'è nessun problema, voi fate fork e il processo padre si ferma su una wait. Ma talvolta, per esempio, quando usate la shell e mettete il processo in background con l'ampersand e l'AI commerciale in fondo, volete che il processo padre continui a lavorare. Come fa a fare la wait del processo figlio per evitare che rimanga nel sistema, vi ricordate, come processo zombie, se non sa quando il figlio ha terminato? Attacca il gestore alla setChild. Quando avviene una terminazione di un figlio, arriva la setChild, provvede a fare una wait e scopre quale processo figlio ha terminato l'esecuzione e prende il valore di ritorno. Oppure Sigalan serve per poter, lo dice la parola, alarm, come alarm clock, come sveglia. Ci sono delle assistant call che servono per dire a kernel: mandami un segnale fra tot tempo. E quindi arriva il segnale per dire: guarda, mi hai chiesto un segnale dopo tot tempo, ecco la sveglia, come quando puntate la sveglia la mattina, la sera per la mattina, o la mattina per la mattina, dipende quanto era casinato il bug della sera prima. Ok, cosa potete fare quando arriva un segnale? Potete ignorarlo. Per esempio, SickChild, se voi non stabilite, vabbè, questo è il discorso che viene dopo, che c'è una, per ogni segnale è stabilita un'azione di default. Quindi ci sono, è standard nel sistema quello che fa il sistema in corrispondenza di determinati segnali. Ma per esempio SickChild è del tutto tranquillo, e infatti è la storia di default, è del tutto tranquillo ignorare il segnale. Perché? Perché se voi non volete questa elaborazione asincrona quando un processo figlio termina, non succede niente, semplicemente non vi disinteressate. Sickkill, cioè sickkill è il segnale 9, kill meno 9, e l'altro è sickstop, contro Z per intenderci, quelli non possono essere ignorati. Motivo: permette al superutente di determinare i processi. Esecuzione di azione di default. Per molti segnali critici l'azione di default è terminare il processo. Per esempio CTRL-C, vi dicevo, potete ridefinirlo, che è il segnale 3, potete ridefinirlo, fare tante belle cose se volete, però quello che si sospetta da un processo, se non è altrimenti definito, è che all'arrivo di un CTRL-C termini. Quindi l'azione che è stabilita di default è la terminazione. Può essere generato un file di core. Il file core è il file che fa l'immagine della memoria al momento della terminazione. Ci sono casi in cui non viene fatto il core, è comunque definibile il caso. Oppure potete catturare il segnale, quindi tramite un assistant call voi indicate che all'arrivo di un determinato segnale volete attivare una funzione, e poi nella funzione fate ciò che ritenete più opportuno. SickChild fate wait, wait, wait pit con meno 1,
perché se c'hai non vedete quale processo è terminato, vedete che uno è terminato, quindi dovete scoprire qual è. Oppure con Sigterm fate le azioni di terminazione pulita. Segnale più importante: Sigabort, generato dalla system call abort, terminazione anormale. Questo è praticamente il suicidio del processo. Lo potete mettere in se arrivate dal punto di vista algoritmico in una situazione sbagliata, avete violato l'invarianza del vostro sistema, potete terminare con abort, e questo vi causa il core, dice abort, quindi dopo andiamo a esaminare cosa è successo. Alarm è la sveglia, ovviamente non arriva se non la richiedete, se siete così poco attenti di chiedere un SIGALAM e non avete messo il gestore, il SIGALAM termina il processo. Viene messo con la funzione, con la system call alarm o la funzione set a timer. Alarm è quella vecchia, set a timer è quella nuova. SIGBUS, bus error. Sick child, vedete, default ignora. Quando un processo termina, in realtà la definizione esatta è quando un processo cambia di stato, quindi quando la wait ha successo. Anche se voi fate passare un processo dallo stato running allo stato stop, quindi si prende un control Z, vi arriva il sick child, wait ha successo e vi dice il processo è stato fermato. Tra l'altro, se usate bash ve ne accorgete, perché non so se l'avete notato col processo in background, se succede qualcosa al processo in background, dopo l'output di un comando vi arriva la riga che dice che cosa è successo al processo in background. Quello è esattamente un sick child che è arrivato e la spiegazione. Quindi ha fatto la wait, feed la wait e vi dà l'output di quello che ha ricevuto la wait. Floating point exception, cioè terminazione core. Sigap, ecco, Sigap, segnale 1, è storicamente legato al mondo dei modem. Hang up, riattacca. Oggi viene usato per indicare la fine di una connessione, oppure c'è un uso che è ormai diffusissimo in tutti i demoni. Mandare segnale 1 a un demone significa chiedere al demone di ricaricare i file di configurazione senza dover spegnere e riaccendere il demone. Se voi avete un sistema abbastanza utilizzato, non un sistema di prova, un sistema in produzione, spegnere un demone può dare forti disservizi. Per esempio avete un mail transport agent, un send mail, oppure adesso non si usa più send mail ma si usa postfix. Se avete un sistema piccolo, XM o altri, che esiste come quello di CS, un tot di mail. Se cambiate la configurazione è molto fastidioso spegnere, fare etc, init, postfix stop, postfix start. Si tende a fare post, in realtà si fa postfix reload, ma se andate a vedere lo script che fa queste cose, manda un segnale 1 al demone. Quando il demone riceve il segnale 1, senza terminare, ricarica tutti i file di configurazione e si attiva nella nuova configurazione. Sigil non è che il processo sia malato, ma è illegal instruction. Voi avete generato un'istruzione che non è prevista per questo processore. Casi tipici: avete compilato un programma per 686 e state facendolo funzionare su 486, quindi ci sono alcune istruzioni che nel 486 non esistono, ok?
Di solito si tende a compilare tutti gli eseguibili per 386, quindi non si usano le istruzioni aggiuntive, tranne kernel che a quel punto si possono fare specifici per la sottoarchitettura. Seguinte, Ctrl C, Sigma Input Output, Sigma IO. Potete chiedere input output sincrono. Questo è specialmente utile per comunicazioni via rete. È ovvio che se aprite un file, il file lo leggete, i dati o ci sono o non ci sono. Ma se aprite una pipe, una comunicazione via di rete, un socket di qualche genere, potete aprire il file, lo vediamo, dicendo voglio input output asincrono. Allora il kernel si configura in modo tale che quando ci sono dati a disposizione da poter leggere vi viene mandato il segnale SIG input output. SIG kill è la 9, SIG pipe scrittura su pipe o socket in cui il lettore ha terminato o chiuso. Se voi avete pipe, lo dice il nome, come un tubo di comunicazione, se vogliamo dirla come la diciamo, come l'abbiamo presentata nella parte di programmazione del concorrente, è un bounded buffer. Da un lato si scrive, dall'altro si legge. È ovvio che se dal lato della lettura il processo ha chiuso il file, è inutile stare a scrivere, perché nessuno riceverà mai. Allora se provate a scrivere, vi arriva di ritorno una pipe dicendo che fai, non ha senso. Segmentation violation, segmentation fault è un altro segnale. SIGSYS, system call non valida. Non dovrebbe mai succedere. Succede se la libreria C non si mette d'accordo con il kernel. Può succedere se state facendo funzionare una libreria C nuova con un kernel vecchio, per cui sta cercando delle system call che non erano ancora state definite nel kernel vecchio. SIG term, segnale 15, cioè il segnale di terminazione. SIG urgent, c'è una condizione urgente, per esempio la ricezione di dati out of bound. Li avete visti i dati out of bound in TCP/IP? Se voi state facendo un trasferimento dati WGET vi piace o FTP, prendiamo oppure SCP. SCP secondo me è molto chiaro. Quante volte avete provato a fare SCP di un file da casa all'università? Vi accorgete che all'inizio la velocità è altissima, poi man mano cala? Vi siete domandati perché di questo? Perché in realtà non è che ogni byte che viene mandato si aspetta l'acknowledge, si riempie di buffer lungo il canale e poi ci si accorge che tardano ad arrivare gli acknowledge. Ma i buffer, ad esempio il buffer dello stack locale si fa velocemente riempire lì in memoria, quindi per l'applicazione che spedisce sono dati spediti, buffer la finestra. Sono dati spediti, poi aspetta gli acknowledge e dopo un po', quando è pieno, finché non arriva l'acknowledge non riesce a mandarne altre. Ora, ponetevi di aver fatto partire, avere un canale particolarmente lento, quindi avete tutte queste finestre piene e dite, ma guarda, stamattina dormo, ho scelto il file sbagliato. Ctrl C. Se quel Ctrl C seguisse il flusso dei dati, arriverebbe a un'ora, perché si mette in coda tutti i dati. E quindi voi dovreste aspettare
il tot per avere la conferma della chiusura della connessione. Invece quell'informazione viene mandata come pacchetto out of band del protocollo, e i pacchetti out of band vengono smistati prima di tutti gli altri. Ok? Anche al processo all'altro estremo, quando arriva un pacchetto di questo genere, viene mandato un SIGURGE al processo e dice: guarda che ci sono dati urgenti. SIGURGE 1, SIGURGE 2 sono segnali non definiti, l'utente li può usare come meglio crede. Quindi la semantica di quando è che questo processo riceve un SIGURGE 1 o quando è che riceve un SIGURGE 2 è lasciata all'utente. SIGSTOP è il segnale per stoppare il processo, da tastiera CTRL Z, oppure lo potete mandare da un processo all'altro. E l'altro che manca qua è SIGCONT. SIGCONT che serve per ripartire. Ecco, questa è la funzione SIGNAL. Questa potrei dire è un falso amico, perché non potevano scegliere il nome peggiore da dare una funzione, perché SIGNAL non è la funzione per dare un segnale come potrebbe, per generare un segnale come potrebbe sembrare, ma è la funzione che serve per definire il gestore del segnale. Quella per mandare il segnale, l'assistente call per mandare un segnale è kill. Quella per definire la funzione per ricevere un segnale è signal. O almeno quella storica. La sintassi appare incasinatissima. Adesso comunque questo serve per spaventare i lettori. Nel giorno successivo, se ricordo bene, l'ho riscritto. Ecco, guardatela lì che è meglio. È la stessa cosa scritta in versione più pratica. Dato un SIGHANDLER, che è una funzione che prende in input un intero e restituisce un void, la funzione SIGNAL prende in input un intero e un puntatore a una funzione di questo tipo e ritorna una funzione di questo tipo. Qual è l'idea? Torniamo indietro. Voi gli date input il segnale, cioè dite per SIGINT che cosa voglio che venga fatto. Allora, come secondo parametro posso mettere delle costanti particolari tipo sigigm ignore oppure sigdefault dfs per default, fai l'azione di default, oppure posso dire se arriva sigint e il nome praticamente di una funzione da chiamare quando arriva il control c. Ok? Ok, quindi da quel punto in poi se arriva quel segnale verrà gestito. Cosa ritorna? Perché anche il valore di ritorno è una funzione, ritorna la funzione precedente. Questo vedremo, è comune a tante chiamate. Quando cambiate qualcosa vi ritorna quello precedente. Oppure SIGER in caso di errore, la costante SIGER. Quindi dov'è?
E qui lo facciamo terminare. Ok. Allora, definisco un gestore e il gestore ci metto il F che non fa niente aspettando, lì io potrei metterci anche niente, ma se ci metto niente ho uso completo della CPU aspettando un segnale, pause invece si ferma fino a quando non arriva un segnale, nel qual caso si sblocca e lì lo torna a bloccare, ok? Anzi possiamo vedere questo come vediamo quando si sblocca la pose, ok? Non ho messo auto cheat in deck, però dopo lo vediamo se gli piace. Gli piace, lancio appunto auto, se do CTRL C, vedete, è arrivato 2, che è il segnale del CTRL C, perché 2, 2, 3, è arrivato 2, fa pause, ok. A questo punto non sapremo più come uccidere, faccio CTRL Z, poi kill, per 101, stopped, terminato, ok. Avete visto? Quindi abbiamo catturato il CTRL C. Perché si dice? Pensavo fosse 3. Via slash C, no, slash user lib C, no, user include signal.h. Thank you.
c'è perché non è qua. Vedremo che si possono definire gruppi di processi. Cosa servono i gruppi di processi? Appunto per poter ricevere segnali in gruppo. Tutti, quando si manda un segnale a un gruppo, tutti i processi appartenenti al gruppo ricevono quel segnale. Caso tipico di utilizzo del gruppo di processi. Quando voi avete un comando complesso, avete un comando che ha è formato da vari comandi separati fra loro da pipe, quindi prendete il primo pipe da input al secondo pipe da input al terzo e così via. ls-l pipe sort. Quando date CTRL C, a chi deve arrivare quello CTRL C? All'ls, al sort, la risposta è a tutti. La share quando li lancia crea il gruppo di processi di quelli dei processi che compongono la linea comando in modo da essere pronto a mandare il segnale di terminazione di int a tutti. Per mandare un gruppo di processi utilizzate come identificativo meno 1. Se viene mandato a 0 un processo appartiene a un solo gruppo di processi, viene mandato a un gruppo di processi che comprende il processo corrente. Come vedete non esiste un gruppo di processi che si chiama 1, ma noi sappiamo chi è il processo 1. Il processo 1 è init. Init, tra l'altro init tanto tempo fa quando esistevano i comandi di shutdown per terminare un sistema bisognava mandare kill-15 o kill init che gestiva il segnale init, il segnale di terminazione faceva shutdown. Però ancora si usa il kill 1 a init, anche init ha la sua tabella, la init tab per partire e ricaricate la init tab. Se avete un sistema, gli avete attaccato, che ne so, un modem e volete che accetti connessione PPP, se non lo dite init siete rovinati perché no, quella linea seriale non è prevista per collegamenti. E d'altronde l'unico altro modo per far ripartire init sarebbe far ripartire l'intera macchina.
Anche questo, se siete in un sistema che ha decinaia di utenti, siete rovinati. Siete un po' giovani per ricordarvi le decinaia, quelle della notte, Renzo Arbore, tanto tempo fa. Pianino Frassica, cioè il padre parlava delle decinaia di... Allora, Kiel manda il segnale, abbiamo detto, e se no Rice è una... In realtà non è un assistant call Rice, è semplicemente una funzione di libreria che manda il segnale a se stesso. A meno, penso, sarebbe assurdo aver definito un assistant call Rice. Perché basta fare è equivalente a kill get pinned segnale. Direi che non ci sia, non mi ricordo di aver mai virtualizzato una Rice, e quindi se fosse stata l'avrei dovuta virtualizzare. Allora, alarm, ve lo dicevo, è quell'assistant call, e questo è assistant call che consente se non viene definita con quella nuova, che consente di farsi mandare un segnale dopo un determinato tempo. E all'inizio, all'alba del sistema Unix, il tempo era di questi tempi, era abbastanza una risorsa non troppo valuable, preziosa, non era una risorsa troppo preziosa, tanto che c'erano tutte le system call che lavoravano in secondi. Ora, un secondo per un'elaborazione è un tempo pesantissimo, e quindi vedremo dopo che c'è una nuova system call set timer che lavora con granularità molto più fine. Comunque Alan, posso dire per fare delle prove, manda un segnale dopo tot secondi. Cioè la nota non è real time, cioè i secondi sono, in realtà dovete interpretarlo come dopo almeno tot secondi, non è che proprio mi conta esattamente e allo scadere mi manda quel segnale. Imparerete come funziona perché nel kernel che andate a sviluppare c'è un system call per fare questo tipo di gestione. Ecco, esiste un solo allarme per processo, quindi dovete stare attenti, non potete, se settate un nuovo alarm, il valore di ritorno è il numero di secondi rimasti prima dello scadere. Prima dello scadere del vecchio alarm. E settate un nuovo. Ecco. Set i timer e get i timer consentono un controllo molto più accurato. Lo possiamo vedere dalla pagina di manuale. Sette timer. Intanto esistono più timer. Abbiamo anche diversi segnali. Quando parla di real time, vuol dire tempo di orologio, non real time come inteso sistema real time, wall clock time. Invece va sempre quello delle pizzerie che mettono le pubblicità in linea. Virtual time, tempo di esecuzione del processo. Come serve il virtual time, il tempo di esecuzione del processo? Vi serve per esempio per fare
delle librerie di multithreading a livello libreria, in cui volete fare uno scheduler dei thread in libreria e dovete far alternare i processi di thread quando hanno avuto la possibilità di elaborare per un certo tempo. Ma se il processo che comprende più thread viene sospeso e riattivato, quel tempo non lo dovete contare, perché un processo deve dividere il tempo che ha ricevuto fra i suoi thread. Poi ce ne sono tanti altri e vedete che la granularità è al microsecondo. Non solo, ma ne avete due che potete inserire come prima attivazione e attivazione periodica. Ok, come vedete è molto più completo e c'è un rispetto maggiore dei tempi macchina, che non sono messi in termini di secondi, ma sono, vabbè, non vuole andare al campo di schiacciato. Ok, pause l'avevo usata prima, sospende il processo fino a quando non arriva un segnale. La pause serve tecnicamente per non fare il wait. Vabbè, questo è un esempio, lo guardate, è simile a quello che ho fatto. Anche questa, la sleep, che è una funzione di libreria, non è un system call, la sleep serve per sospendere un processo per un certo numero di secondi. L'uso che se ne fa è spesso quello di brutale debugging, volete rallentare le cose per vederle più chiare. Se volete vedere per esempio se una determinata condizione di errore si manifesta prima o dopo una determinata cosa, oppure anche avete interazioni fra thread e volete vedere se per caso arriva troppo presto qualcosa, non è un metodo, diciamo, non mi viene la terminologia giusta, teoricamente corretto, perché anche se aspettate 10 secondi può darsi che l'altro processo avete final problem, però in pratica se mettete delle attese sufficientemente lunghe è molto probabile che quella thread faccia l'azione successiva quando gli altri hanno già fatto quello che dovevano fare. Quindi nella vita di tutti i giorni ogni tanto si adopera per fare in fretta e vedere se per caso è quel thread che ha risposto troppo presto e poi tutto questo genere. Di solito sleep non compare mai in programmi diciamo rilasciati, è brutto, perché se una cosa funziona perché c'è uno sleep in realtà non funziona. Abort serve per mandarsi il segnale abort. Allora, quando un processo fa fork, i segnali, il gestore dei segnali e la gestione dei segnali viene copiato fra padre e figlio. Quindi se era stato stabilito un gestore del SIGINT per il padre, il figlio, il processo figlio, ha il gestore del SIGINT. Non i segnali,
i segnali pendenti rimangono al padre. Cioè, se mentre stava facendo corte c'erano seguenti in attesa, che vedremo dopo si possono mascherare i segnali, quel segnale rimane solo al padre, non è che dopo lo gestiscono sia il padre che il figlio. Se viene eseguito un programma tramite exec, se l'azione è quella default e ignora, il figlio, ma in questo caso il nuovo programma in esecuzione, eredita questa definizione. Ma se avevate stabilito un gestore per SIGINT, per esempio, avete detto, se come prima, se c'è SIGINT chiama la funzione CTLC, ovviamente non potete mantenere quella definizione perché la funzione CTLC è sparita con il codice del programma che ha fatto exec. E quindi, se avevate un gestore, viene riportato a default. Quindi viene riportato il gestore di default. Quando un processo viene eseguito in background, SIGINT e SIGQUIT vengono settati a ignore. Chi è che fa questa operazione? Secondo voi chi è che fa questa operazione di settare? Chi è che mette un processo in background? È la shell. La shell quando fa mettete un comando con l'ampersand in fondo, fa prima la fork, poi fa quello che deve fare, fra cui l'abbiamo visto come si fa la ridirezione dei file, per ridirezione di, se c'è una ridirezione fa la ridirezione, se vede che in background setta e ignora questi segnali, perché da quel punto in poi CTRL C deve arrivare ai processi in foreground, non quelli in background, e fa l'exec. Siccome abbiamo visto sopra, l'exec eredita default, il processo e il programma viene lanciato con questi segnali default e ignore. Allora, quindi in realtà, anche se abbiamo un programma che non è multithreaded, non abbiamo usato pthread, pthread è la libreria per fare i thread in Unix, in GNU Linux. Ma anche semplicemente usando i segnali, noi abbiamo una forma di concorrenza, se volete, perché abbiamo che la normale esecuzione di un programma può venire interrotta in qualsiasi momento. Cosa succede se il segnale viene catturato durante l'esecuzione di una malloc? È malloc che gestisce delle strutture dati, quindi può essere a metà nel mettere a posto dei puntatori, e il gestore del segnale fa anche lui una malloc. Può darsi che vada a lavorare su una struttura dati che non è ancora stata organizzata correttamente. Quindi potrebbe generare segmentation fault. Quindi bisogna andare a vedere quali sono le funzioni reentrant, quelle che consentono, che garantiscono questa correttezza. Lì c'è l'elenco delle funzioni reentrant. Bisognerebbe non usare le altre all'interno dei gestori. Oppure guardare nel manuale del proprio sistema quali sono reentrant e quali no.
abbiamo visto che le system call stabiliscono il valore, l'errore inserendo il valore in R number, R no. Ora anche R no viene perso se c'è un gestore di un handler. Quindi un gestore di un handler dovrebbe salvare R no e ripristinarla in uscita. Lì ci sono degli esempi, nel secret handler quello prima non era garantito funzionasse perché usavamo printf nel signal handler, o meglio con la libreria C che usiamo adesso non ci sono mai stati problemi. Va bene, nelle prime versioni di Unix ormai questo non c'è più. I segnali, vedete, dovevano essere riabilitati, quindi si vedevano dei gestori come questo che assomiglia a quello che abbiamo fatto prima. Se arriva un SIGINT, il gestore riabilita la SIGINT. E questo, vi dicevo, poteva fare in modo che i segnali venissero persi. Ok, cosa succede se un processo cosa succede se un processo riceve un segnale dopo, durante una system call? Cioè voi siete nel bel mezzo di una read bloccante perché state leggendo da una pipe, state leggendo da tastiera anche. Bene, cosa si fa? Perché bisognerebbe uscire dalla system call per gestire il segnale e poi la read non doveva ritornare un carattere. Non è che sia arrivato input, semplicemente è arrivato un segnale. Come si fa a gestire questo? È stato inventato un nuovo error number che quindi la system call ritornava meno 1 e dava l'errore int. Attualmente ci pensa il kernel stesso a riarmare. Se guardate nei livelli bassi del kernel, in realtà c'è int, però non arriva a livello neanche di libreria, viene riattivata la read in questo caso. Cioè dal punto di vista esterno è come se rimanesse fermo nella int, ma si comporta come se ci fosse il codice che dice fai la read, se ti dà errore con errore int torna a fare la, come se fosse dentro un while, torna a fare la read. Appunto, in questo caso bisognerebbe gestire esplicitamente l'errore dato dalle interruzioni. E quindi bisognerebbe fare delle cose del genere. Attualmente ci sono i restart automatici che fanno questa gestione, però è sempre possibile chiedere l'int esplicito. POSIX e sistemi operativi moderni hanno, prima cosa, la capacità di bloccare i segnali. Significa che voi fate il mascheramento dei segnali esattamente come l'hardware fa il mascheramento degli interrupt. Avete delle strutture dati che non possono
essere incoerenti, voi vi fate la sezione critica dicendo da qui a qui non voglio segnali, ovviamente tranne il sick kill, quello non potete evitarlo, ma gli altri potete masterarli. Poi avete che i signal handler rimangono installati, non dovete riarmarli, e avete in molti sistemi il restart automatico del system call in Linux, cioè. Quindi i segnali POSIX sono affidabili, cioè siete certi che se vi vengono mandati N segnali voi ne ricevete veramente N e non li potete perdere. Un segnale generato quando si verifica l'evento che prevede la spedizione del segnale viene consegnato nel momento in cui l'azione del processo in corrispondenza del segnale viene fatta. Ovviamente questo ha senso se è terminazione o gestore, se è ignore, ignorato prima, ignorato dopo, non importa. Diciamo che un segnale è pendente se è già stato generato ma non è ancora stato consegnato. Un processo ha l'opzione di bloccare un segnale se non è ignorato. Potete ottenere, se un segnale viene bloccato e mentre è bloccato viene generato per un processo, rimane pendente fino a quando o il processo cambia, sblocca il segnale, quindi mentre questa l'azione, oppure il processo cambia l'azione. Può anche mettere l'azione ignore, per cui i segnali bloccati vengono presi. Cosa che non specifica se i segnali devono essere codati o vengono consegnati una sola volta. Potete fare la prova per vedere cosa va a fare il vostro sistema. Funzioni. Anche l'ordine di consegna non viene stabilito, di solito i segnali più importanti vengono consegnati prima. Esiste l'idea di master esattamente come per l'interrupt, voi potete stabilire una maschera o esaminare la maschera con la SIG PROC MASK che adesso andremo a vedere. Sono degli esempi. Ecco, come si stabilisce una maschera? Una maschera è di tipo SIGSET, SIGSET, insieme di segnali. Un insieme di segnali deve essere definito come variabile, quindi definite SIGSET maschera, mask, senza asterisco, e dovete sempre passarlo per indirizzo alle funzioni. La prima crea una maschera vuota, la seconda crea una maschera piena, cioè tutti 0, tutti 1. Voi potete aggiungere un segnale a una maschera, togliere un segnale da una maschera, oppure verificare se un segnale appartiene o no a una maschera. Va bene, quello non mi interessa come venga fatto. In molte implementazioni è un intero, si accende e si spegne un bit, ma non andate mai sulla rappresentazione perché correreste il rischio di fare un programma non portabile. Se usate le funzioni di libreria il programma è portabile. Eccola qua, la SIG PROC MASK
è quella che vi consente di mettere una maschera dei segnali. Cosa potete fare? Potete, a seconda del primo argomento, aggiungere segnali da bloccare, potete togliere segnali dalla maschera, oppure potete inizializzare la maschera. Avete due maschere, tutte e due possono essere anche nulla. Uno è il nuovo insieme, l'altro è il vecchio insieme. Quindi con questa funzione, a seconda di che cosa chiedete, potete avere varie funzionalità. Per esempio, se mettete come primo argomento o nulla o mettete una maschera vuota e dite block, voi chiedete di bloccare segnali e dite quali segnali vuoi in più bloccati, nessuno. Lo utilizzate per leggere nell'ultimo parametro qual è la maschera attuale. Oppure potete aggiungere segnali, togliere segnali. Potete anche, ed è molto comodo, per esempio, avete bisogno durante una gestione di mascherare il SIGALAM. Ok? Quindi prima fate una SIGLOCK con un set che contiene solo SIGALAM e vi tenete da parte all set. Ok? Fate la gestione e poi fate in fondo SIG PROC MASK con SIG SET MASK, la vecchia maschera nulla. Facendo così fate una parentesi in cui dite ora aggiungo il l'int, poi finito ripristino la situazione precedente, perché mi sono tenuto in una variabile quella che era la situazione precedente. Ecco, vedete il caso, non mettete 0, voi mettete sig block. Comunque, qui prendo la maschera precedente, non cambio nulla e mi serve per vedere quali sono bloccati o no. Quindi questa è una funzione che serve per stampare la maschera attuale. Potete metterla come funzione di debug all'interno del vostro codice per vedere com'è la situazione delle segnali mascherate. SigPanning, vedete c'è un SigSec, vi dice quali segnali sono panning, quindi siete mascherati da alcuni segnali e volete sapere, senza togliere il mascheramento, se ci sono segnali di vario tipo pendenti. Con questo potete sapere se ci sono segnali pendenti. Ecco, SIG Action è la nuova system call che si usa al posto di Signal. Che particolarità ha la SIG Action rispetto alla Signal? Che potete dare una gestione molto più precisa del segnale. Prima la Signal vi diceva solo qual è l'handler. Adesso potete dire, dato un segnale, che gestione volete, quale handler volete e quali volete siano i segnali bloccati e quali no durante la gestione di quell'handler. Quindi potete anche avere gli handler nidificati, come gli handler nidificati, dire se arriva quel segnale gestiscilo, ma puoi gestire anche quell'altro segnale mentre è arrivato prima, quindi avere la gestione di un handler
che avviene mentre è in funzione un altro handler. Infatti avete delle, assomiglia molto alla struttura logica della SigProc Mask. Avete il segnale e avete l'azione per quel segnale e la vecchia azione, quindi potete sempre usare per leggere qual è l'azione precedente o per settarne una nuova mettendo null o mettendo. Allora, perché se mettete null nella new act mette, inizierete solo la old action. Che cosa c'è nella action? Nella action potete mettere handler, la maschera, quindi nel momento in cui parte il gestore qual è la maschera dei segnali quando parte il gestore, e ci sono dei flag, e questi flag sono interessanti perché copriamo questi flag. Per esempio, se volete o no che le system call siano automaticamente riattivate, le intra di prima della read, la volete ricevere le intra e arrangiarvi da soli, o volete che lo faccia direttamente il kernel? E questo è un caso particolare, se volete, nel caso di int che vengano interrotte o meno. Io pensavo che avessero aggiunte altre di queste cose, comunque lo vedete nel manuale. Quindi, SigAction e SigProc Mask servono per fare situazioni critiche. Ecco, qui c'è un altro problema. Guardate questa cosa qua. Voi settate una maschera e andate in pausa, ok? Qual è l'idea? Dice, io abilito dei segnali e aspetto finché il segnale non arriva. Sembrerebbe tutto tranquillo. Peccato che il segnale potrebbe arrivare proprio in questo punto qua. Allora cosa significa? Che noi qua chiamiamo il gestore, gestisce il segnale non c'è più e quindi qua ci blocchiamo. No? E ancora una volta ricadiamo nel nostro vecchio problema, quello dell'atomicità delle cose. Abbiamo bisogno che alcune cose vengano fatte tutto o niente. Proprio per questo problema hanno inventato un'altra system call da usare al posto di questa cosa qua, che si chiama SigSuspend, che serve per sospendersi fino a quando non arriva uno dei segnali in quella maschera. Quindi quello setta la maschera e fa la pausa, così è atomico e siamo certi di non avere guai dell'handler che viene chiamato nel momento sbagliato. Curiosità, questa system call di solito non si guarda neanche il valore di ritorno, comunque è una system call che fallisce sempre, da sempre meno uno, dicendo sono stato interrotto, per forza è il tuo mestiere essere interrotto. E quindi vabbè, non vorrei fare questi riguardati come compito a casa. Ah, c'era un esercizio carino in un compito, se volete farlo, secondo me è molto educativo. Fare un protocollo tra due processi basato sui segnali user 1 e user 2. Voi prendete una stringa del primo
primo processo e manda bit a bit ogni bit della stringa all'altro processo, mandando, che ne so, sequencer 1 se 1, sequencer 2 se 0, e alla fine dall'altro processo, solo usando il segnale, deve arrivare alla stringa. È inefficiente nel modo più più bieco, però è educativo. Pipe. Che cos'è una pipe? Se si parlasse di un organo da chiesa sarebbe una canna, ma nulla a che fare con cannabis. Un pipe è un tubo di comunicazione fra processo, tra processi. Ve l'ho detto prima, è come, dovete pensarlo come il nostro bounded buffer. È un bounded buffer gestito da kernel. Un processo può inserire i dati da una parte, l'altro processo può tirarli fuori dall'altra. Pipe è la più vecchia forma di interposed communication di Unix, nasce proprio con le prime versioni di Unix, è un'idea originaria, e è una system call pipe che mi dà due descrittori di file. Voi chiamate pipe con parametro un vettore di due interi, mi dà due descrittori. Il primo, quello di indice 0, è anche il mnemonico, come lo standard input, è quello da cui potete leggere. Il secondo, indice 1, come lo standard output, è quello dove potete scrivere. Ciò che scrivete nel descrittore dal lato 1 lo potete rileggere dal lato 0. Potete usarlo anche con un solo processo, eh? Fate un processo, fate pipe, divertitevi a scrivere sul descrittore 1, poi rileggete dal descrittore 0. Ma questo è un po' parlare da soli, e anche i processi sono pazzi se parlano da soli. Come si fa a farlo diventare un meccanismo di interposed communication? È il metodo che usa la shell quando scrivete la pipe. La shell, antenato comune, crea la pipe, fa le fork per i processi figli, e poi, prima di fare l'exec dei comandi, provvede a, nel processo che deve avere l'input della pipe, cioè il secondo, chiudere il descrittore 1 e, che ne so, ridirezionare il descrittore 0 sullo standard input. In quello che deve avere l'output, chiude l'altro e ridireziona opportunamente. Quindi il problema della pipe è che consente la comunicazione solamente fra processi parenti, con un antenato in comune. Non è possibile fare una pipe di questo genere fra processi, avere due processi separati, nati da due shell separate. Non posso dire adesso facciamo una pipe per comunicare insieme, perché non hanno modo di passarsi questo descrittore di file. E sono half duplex, comunicazione in un solo senso, non è che poi l'altro può rimandare indietro comunicazioni da, usando l'altro descrittore. Come si superano queste limitazioni? Ci sono le string pipe che sono full duplex, le pipe che vedremo che sono delle pipe con un nome, e c'è anche la possibilità di combinare delle cose insieme. Ecco qua la pipe, avete un vettore come parametro e vengono creati due descrittori. Quando fate la fork, tutti e due i processi ereditano tutti e due i descrittori. A questo punto, se volete che il parent parli col child, quindi il parent dà input al child, voi non fate altro che chiudere i descrittori che non volete utilizzare, e quello possono creare. Una volta creati, utilizzate le solite chiamate di lettura e scrittura per lavorare
sulla pipe. Se l'estremo di output è aperto, la rete rimane in attesa. La rete rimane in attesa fino a quando quell'altro non manda dati. Se non ci sono dati nella pipe, esattamente bound path, si blocca e aspetta che l'altro stesso mandi i dati. Ad un certo punto però il, che ne so, fate ls pipe soft, per ls è ritardo, soft aspetta, ls manderà tutti i dati e poi chiuderà il file. Dall'altra parte chi sta ricevendo riceverà tutti i dati della pipe, poi riceverà la fine del file. Quindi la logica di chi ha costruito il pipe è di far funzionare il pipe esattamente come se fosse un file, cioè uno legge, se manca di dati aspetta, se l'altro finisce di mandare i dati in output, si riceve la fine del file. Quindi se voi avete un programma che può leggere un file, che ne so, cat minore un file, questo non si accorgerà neanche della differenza a ricevere l'input dalla pipe, perché per lui la gestione sarà identica. La chiamata write, se l'altro estremo è aperto va tutto bene, se il buffer è pieno la write diventa bloccante, cioè se avete il processo che deve leggere che si blocca, si riempie il bounded buffer e come il bounded buffer classico blocca lo scrivente. Ma se provate a scrivere e chi doveva leggere ha chiuso il file, ricevete un segnale pipe, se è definito il segnale, oppure la write termina con errore e vi dà l'errore e pipe per dire guardate che è successo. Fstat vi dice che è una pipe. Potete avete a disposizione tramite una costante di sistema l'ampiezza dei dati, quindi potete sapere quanto viene bufferizzato. Se voi fate una scrittura di dati fino a quella dimensione, la scrittura è atomica, cioè l'altro riceverà tutto o niente. Se invece fate una write di una dimensione superiore, ovviamente voi tentate di scrivere una dimensione superiore del buffer, quindi vi verrà divisa in blocchi dentro l'esecuzione, verrà fatta con un ciclo di write del blocco del buffer. Scusa? Tentavo di no, vabbè, 5 minuti rapidi. Allora, le pipe le potete usare per la sincronizzazione. Quindi vedete, mandate un carattere e ne ricevete uno per sincronizzare. Qui negli esempi trovate un programmino. Ecco, popen è una funzione di libreria da evitare come la peste, al pari della system. Quindi mettete nel vostro caso popen e system, se no facciamo come Bach senso, vi faccio scrivere la lavagna, non userò mai popen e system.
Più per serve per lanciare un comando e ridirezionare o l'input o l'output su una pipe. Il piccolo problema è che come il system lancia una shell, quindi a parte la pesantezza, voi fate una cosa completamente insicura, perché la shell va a leggere la variabile di environment path, e quindi potete attaccare programmi che usano la pop e non la system, cambiando continuamente il path e facendo eseguire un'altra cosa diversa da quella che l'utente voleva, quella che il programmatore voleva. Va bene. Coprocesso, questo è simpatico e viene usato ogni tanto. Voi avete un bel programma che per esempio ha un'interfaccia testuale, e quindi prende dei comandi, fa delle azioni e vi restituisce un certo output. E per esempio volete fargli un'interfaccia grafica. Cosa fate? Create due pipe, fate in modo che la pipe di input corrisponda a un descrittore nel vostro processo padre, la pipe di output in un altro descrittore, e poi fate l'exec. A quel punto avrete questo comando che riceverà comandi dalla risposta come se fosse stato attivato da tastiera, cioè lui non se ne accorge, riceve dei comandi e dà delle risposte, ma in realtà dietro chi dà le domande, chi fa le richieste e riceve le risposte è un altro programma che ne dà una interfaccia diversa, per esempio un'interfaccia grafica. Ok? Ci sono esempi di coprocessi. Quindi non dobbiamo usare la pOpen. La pOpen è meglio di no. Se dovete fare le funzionalità della pOpen, come fate? Vi create la pipe, fate una fork e un exec, che quelle sono sicure, e lanciate direttamente quello eseguibile che volete, non come fa la pOpen, una shell che lancia l'eseguibile. È possibile utilizzare invece la open? La open, sì, la open è il comando per il system call per aprire file, è la pOpen, che non ha niente a che vedere con la open. La pOpen attiva una shell che lancia un comando e pone l'input e l'output in una pipe. No, intendevo utilizzare la open per utilizzare i pipe, o non c'è possibilità di... No, ecco, lei vuole arrivare qui. La pipe, quando voi chiamate la system call pipe, vi dà due descrittori di pseudo file già aperti, quindi non fate la open per aprire la pipe, è già, sono già aperte al momento in cui fate la pipe. Però il problema è se voglio far comunicare processi che non si conoscono, io non posso, come faccio? Da un lato faccio pipe, mi dà due descrittori, ma come faccio a usare un descrittore per parlare con un altro processo? Allora esistono le named pipe, le pipe che hanno un nome. Se voi create una named pipe, due processi possono aprire la named pipe, una con la open in lettura, una con la open in scrittura, però adesso potete farlo perché ha un nome che compare nel file system, e quei due processi risulteranno collegati fra loro come se avessero fatto la chiamata pipe. E guardate, esiste anche un mkfifo, che è il comando, ed è anche per fare una
main pipe e la chiamiamo name pipe. Se fate ls-l ve ne accorgete, perché vedete, cioè, questa è una pipe. Attenzione, a dimensione 0, ma sarà sempre a dimensione 0. Questo non è un file, è semplicemente come i device in barra dev il nome di un canale di comunicazione del kernel. Mi sono fatto due shell, una sotto, e ora qua faccio cat minore main pipe. E qua faccio ls maggiore pipe. No, mi ha creato qua il pipe. Ok? Quindi quello mi è servito per far comunicare quel processo laggiù con questo qua sotto. E a questo punto, avendo creato la name pipe, cat ha aperto il file facendo la solita open in scrittura, non sapeva che era una name pipe. Infatti, guarda caso, l'errore di recitazione è anche didattico. La cosa che ho fatto sopra per creare il file pipe e quella che ho fatto sotto per fare, per mettere l'output di name pipe è identica. Solo avendo lo scritto in name pipe, che è una FIFO, ha consentito a questo processo che era in attesa, aveva aperto in lettura name pipe, di leggere quell'input. Ok? Allora, vi dicevo, mkfifo è anche la system call per fare una named pipe. In realtà è sbagliato il lucido, quindi vi chiedo di correggerlo. Mod T non è read-only, write-only, read-write. Come si può vedere dal manuale, mod sono i permessi, come ogni altro file. Come tutti gli altri file, uno degli altri che tre, il parametro mod è il modo d'accesso, cioè se li mettete 0700 è una pipe a cui potete accedere solo voi. Se mettete 0777 possono accedere tutti, ok? Quindi il modo in quel senso lì non è il modo di apertura come erroneamente scritto sull'uscio. La FIFO l'ha cancellato usando al link, cioè usando RM. Se avete una FIFO, e vi annuncio, anche se avete un socket, perché anche sui socket potete usare comandi tipo read, sia su socket sia su open, potete usare la flag non block.
se mettete, se attivate la flag non block, cosa succede? Che quando voi fate una read, avete, se volete, il message passing completamente asincrono. Quando fate la read non si blocca, ma se non ci sono dati vi dice non ci sono dati in sospeso. Questo ve l'ho già detto del buffer. Questo è un esempio di uso della Native Pipe, è simile a quello che ho fatto io, ma potete vedere l'uso del comando T. Ve l'ho fatto vedere il comando T. T sta per T-Jack. Caro, ma sai che ve ne avevo parlato, è caro agli idraulici. Avete mai visto quando dovete fare un tubo e connettere un tubo a un esistente, mettete l'aggiunzione a T. Avete visto dei tubi di un impianto idraulico in vita vostra, che ci sono le aggiunzioni a T. E infatti è quello che fa. Se voi fate T, nome di file, corrisponde a un cazzo, cioè quello che prende il standard input lo mette in standard output, ma lo mette anche nel file. Se in particolare il file è una name pipe, voi potete fare prendere l'output di un comando e dargli un input a due, perché continuo, lo date nello standard output, quindi continua nella pipe, ma lo mettete anche in pipe 1 che arriva al programma 3. Per esempio potete fare nei sistemi client server una pipe, una name pipe può essere usata per ricevere richieste da tanti utilizzatori, tanti possono aprire la pipe e scrivere, ma il problema è che ha senso unico, quindi se volete fare lo schema completo, per esempio nel protocollo dovete prevedere che nella richiesta venga detto il passo della pipe di ritorno, e lo schema che risulta è questo, vedete? I due clienti, qui c'è una well-known pipe, well-known, nel protocollo si intende un indirizzo conosciuto. Per esempio la well known port dell'SSH è la 22, tutti sanno che SSH risponde a porta 22, quindi se fate SSH voi chiamate quell'indirizzo su porta 22. Potete fare dei servizi con le name pipe dicendo cerca questo servizio, tutti i client sanno che la name pipe è a quel porto. Allora, tutti i client chiamano quel path con la richiesta, ma non possono avere la risposta, quindi nella richiesta, per esempio, mettono il path della pipe che hanno creato per ricevere la risposta. E così il server fa l'elaborazione e manda la risposta sulla name pipe di risposta, e così si chiude il cerchio. Ok. Qui c'è un esercizio che dice fate una name pipe con più produttori per fare questo. Stavo pensando che qui manca qualcosa, per esempio ciò che manca, adesso andiamo a vedere. Intanto sono curioso qual è il mercato file. Ah, no, ma perché? Sono curiosissimo. Allora, qui chiudiamo questo. Abbiamo anche lo screen.
Thank you.
so che il limite di copiare è un po' più alto, è un po' più alto, però è un po' più alto. Di libreria che non era stata descritta, ma avete a disposizione MAN, dovete saper leggere in inglese cosa dice il manuale MAN di quella funzione e implementarla opportunamente. Cioè, oppure guardiamo l'esercizio 2 che c'è qua sotto. Chat, che non ha niente a che vedere con la sezione rossa, che si deve comportare come segue: che chat copia ciò che riceve da standard input nel file 0 fino a quando non riceve un segnale SIGAP. A quel punto chiude il file 0 e copia ciò che riceve dallo standard input su file 1 e così di volta in volta, poi continua su file 2, file 3, tutte le volte come se fosse un file diverso. Anche questo è un comportamento tipico dei demoni. Voi sapete che cos'è un file di log? I demoni normalmente scrivono una sorta di giornale di bordo nei loro file di log. I log hanno una proprietà fondamentale, quindi se non li gestite sono monotoni crescenti. Crescono. Normalmente una delle attività di system administration automatica che viene abilitata è la cosiddetta rotazione dei log. Di solito di notte il server archivia i log della giornata e attivano i nuovi log del giorno dopo. Poi li tengono per alcuni giorni, normalmente il log di oggi e quello di ieri per i log quotidiani sono normali file, poi provvedono i file più vecchi a comprimerli e poi dopo un certo periodo di tempo a buttarli, in modo che uno ha sempre a disposizione un certo intervallo di dati. Problema: se voi avete un file aperto, avete aperto il file mylog e qualcun altro vi rinomina il file mylog nel file mylog.old, scusate, voi dove andate a scrivere?
in mylog.old, perché voi avete aperto il file, non importa se ve l'hanno rinominato. Quindi il problema è che se quello che archivia i log rinomina solo i file, in realtà anche i log di oggi vanno nel file di ieri. Allora un'altra cosa che fanno i demoni quando ricevono sigap: chiudono i file di log e li riaprono, in modo che così stavolta cominciano a scriverlo sul nuovo log. E questo è un po' in piccolo didattico questa attività. Vogliamo vedere come farlo? Proviamo a fare questo. Io ho fatto un guaio, comunque avete capito come funziona. E dopo riprendiamo il testo. Il problema è che ho fatto la cavolata di aprire il testo dalla, potevo aprire un terminale normale e non da quello, da quello che si vede a rete. Quindi vi hai catchup.c. allora calling code, cosa mi serve per fare queste cose? Sicuramente mi occorrerà standard io.h, poi mi occorre signal, poi mi occorre allora void app int sec. Poi dobbiamo avere un int fd e poi cosa dobbiamo fare? Int main, int rc, char star rb. Ecco un consiglio, dopo mettete a posto, se avete tempo, tutti i controlli, i controllini, a un parametro, ne ha mezzo, però prima fate il core e poi pensate a controlli errori, perché sennò mi arrivano degli studenti che arrivano in fondo al tempo, che hanno fatto tante bei scritte di commento, hanno fatto, se uno mette tre parametri invece che due manda la scrittina corretta, ma non fa niente. Quindi prima pensate, quindi qui bisogna, ci vorrebbe un controllo se gli, che ci vuole un argomento solo, mettetelo dopo, che semmai mettetevi un commento per dire dopo qua ci vuole un controllo argomenti. Poi cosa ho fatto? Sig app app, diciamo, perché non l'hai conosciuto, perché non so perché non so affacciare, non so sopra, scusate, non è sopra affacciare, non so nel mezzo, esiste anche Shara, ma non è un tipo, ma è il shell archive, è un'altra, non c'entra niente. Allora, poi facciamo fd uguale open argv di 1 on create on write only o append dello site 00. Ok, e qua facciamo while e
n uguale, rate ft, no, ho sbagliato, adesso mi corrigerò questo, fd buff buff n maggiore di 0 right no rate deve essere la standard in. Che vorrebbe dire un 0 right fg buffer n, quindi manca un sacco di gradienti, manca int n java buffer buffer n e manca buffle qua. Allora, in questo punto, a questo punto, questo è semplicemente un affare che legge da standard input e mette l'output nel file indicato con alcuni 1. Manca file control perché sennò i parametri fcmpl, sennò i parametri della open non... Possiamo provare, ma per ora con cosgap non fa niente. Possiamo provare a vedere come qua funziona in modo da separare la capacità. Mi manca standard if al number che non vediamo come sta questo. E poi non fa la viaggio, metto 0. Adesso è l'unistandard che viene richiamato dall'unistandard. Non sarebbe stdn? Com'è? Non sarebbe lo standard unit stdn? Allora, standard input piccolo è lo standard input per la libreria C e quindi è un oggetto di tipo file start. Mentre invece questo è zero, perché il nome è standard input per l'assistant call, è un numero, non un oggetto di tipo file. Quindi adesso se faccio punto barra ketchup file e tiro ciao mare control D cat file, questo è andato a finire in file, però ancora manca la gestione che deve fare per 0, per 1, per 2 rm file. Adesso andiamo a riprendere ketchup. Intanto dobbiamo creare il nome del file, giustapponendo il nome che ci ha dato l'utente e mettendoci un numero in fondo. Ok? Si punta sempre da 0 oppure devo guardare il numero che si
questo inizia sempre con zero. Se volete fare la finizia di andare a fare lo stat per vedere, siccome non è richiesto dal testo, fatelo, cioè ve lo potete mettere in fondo, avete finito il compito, avete tempo, volete fare vedere quanto siete bravi, fatelo pure, verrà valutato. A me piace tantissimo la chiamata sn.f. Perché? Perché è comodo, la sn.f vi fa una printf e vi mette l'output in una stringa allocata dinamicamente, cioè ci pensa da solo, fare la malloc tutto. Quindi facciamo una cosa del genere, chiamiamo una funzione static inline char star, no, va bene, void point int file class number char star name class number vogliamo andare, potremmo anche metterlo, static int file null, la barra spettatrice per intanto non la avviare, statici non so cosa sia, e a questo punto faccio sn printf name plus number, name plus number per cento s per cento d virgolette name mille, no più. Ok, quindi questa funzione mette un nome che man mano cambia. Quindi cosa facciamo? Qui ciao star file name, quindi che facciamo? Nine plus number indirizzo di file name virgola arco di 1, quindi io genero in file name il nome del file da aprire. Free file name sn.f, vi ricordo che fa la malloc, quindi ho creato e qui l'ho aperto, quindi la prima volta mi apre zero. Quando mi arriva un app ho fatto close fd e qui dovrei fare la stessa cosa, fai yank ho solo un problema tecnico che io non l'ho l'arco di 1. Allora facciamo un altro barbatrucco, static char star name null
CS AX Pipe intanto farmi vedere che deve aver creato siccome file 0. Ai, vedete c'è un problema, ha creato null 0, non file 0. Proviamo a vedere se sarà lo stesso. Quindi se faccio cat dobbiamo proteggere la parete null 0, cioè ciao mare. Adesso se faccio ha ragione, perché io dovevo mettere di fianco a catch-up il nome del file, non l'ho messo ed è stato bravissimo, mi ha creato null 0. Se io adesso metto ps ax pipe grep catch e faccio kill meno hap 7264 e faccio di qua sotto uffa montagna, vediamo, vedete che ha creato null 1 cat null 1 uffa montagna, quindi funziona. Semplicemente ho sbagliato, ad esempio dovevo scrivere catch up file, come non ho messo il file, la printf mi ha preso null, quindi se vogliamo rispettare l'esperimento qua rm asterisco e facciamo catch up out file ciao mare, beh mare di nuovo per far vedere il contro a tab ls, vedete che c'è, dov'è? Alpha 0, lo vedete lì in alto. Se adesso faccio kill meno app app che c'è per tutti quelli che si chiamano che hanno eseguito quel programma lì e gli manda il segnale. Adesso faccio uffa montagna, scritto una cavolata, ma tanto non importa, ls e adesso c'è out file 1 e si fa un checkout out file 1, fa così. E adesso se facciamo così funziona. E adesso c'è il file 2. Ok? Quindi questo è un esercizio. Come ve l'ho fatto spiegando da tempo e ci abbiamo messo 10 minuti in circa dovreste fare quando sono tre almeno due su tre, infatti se guardate nelle pratiche la somma dei voti delle prove pratiche dei vari esercizi fa sempre 40-45, cioè si ipotizza che lo studente riesca a farne due su tre, di solito quello di programmazione C è obbligatorio, aspect è in più, quindi uno può decidere di fare quello di programmazione C più il secondo di programmazione C più evoluto oppure programmazione C è scritto. Se poi ne fanno di tre, ci sono stati casi, ovviamente prende un buon più alto, prende la roba della prova pratica. Ok? No, questo è di base o evolutino. È una cosa che dovete saper fare in 5 minuti o meglio. Io lo faccio in 5 minuti, ma io ormai ho i neuroni che hanno 47 anni, voi che siete giovani e baldanzose dovreste farne in 3, non in 10, ok? Va bene?